in ghiaccio. Il grande scavatore lavora senza sosta, la nuvola d'acqua antipolvere accompagna i movimenti della pinza meccanica che strappa mattoni, intonaco, cemento. È l'avvio della demolizione di altri 4 padiglioni storici del Policlinico di Milano per la realizzazione del nuovo ospedale, più moderno e tecnologico. A cadere da qui all'estate saranno il Ponti, il Moneta e i 2 Beretta, Est e Ovest, per oltre un secolo cuore delle grandi chirurgie milanesi. A fianco dell'entusiasmo per la nuova sfida, dunque, c'è anche nostalgia per qualcosa che presto resterà solo sui libri, a testimonianza di una storia lontana e di momenti anche difficili per l'ospedale, come gli anni dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. 60 attacchi aerei su Milano che fecero tra i 1200 e le 2000 vittime e distrussero un terzo degli edifici, senza risparmiare luoghi di cura e monumenti. Gli inglesi bombardavano di notte, gli americani di giorno. Si sono suddivisi lo spazio aereo. Con l'arma aerea potevano colpire qualsiasi cosa sostanzialmente, soprattutto le città. Le bombe dirompenti, le classiche bombe d'aereo che noi vediamo in qualsiasi foto d'epoca, in qualsiasi iconografia, e poi gli spezzoni incendiari. Erano dei tubi sostanzialmente con una piccola carica di innesco e poi con palline di termite che si incendiavano al contatto con l'aria. La popolazione rimaneva impotente o poteva comunque cercare degli stratagemmi per sfuggire? Sì, rifugiandosi chiaramente sottoterra. Allora, nelle grandi città adottavano 2 sistemi: uno, lo sfollamento, quindi la gente doveva risiedere al di fuori del perimetro urbano, e il secondo, poi avere i rifugi antiaerei, non dico in ogni, sotto ogni edificio, ma quasi. E l'ospedale si muove molto per tempo con una macchina amministrativa anche particolarmente efficiente, e efficiente tanto che per fortuna ci ha lasciato un'ampia documentazione che ci consente di sapere giorno per giorno e passo per passo tutto quello che è successo. Dai resoconti dell'archivista che provvede allo sfollamento in campagna del patrimonio dell'archivio medesimo o della quadreria, fino a soprattutto alle azioni dell'ufficio tecnico che adegua i padiglioni e gli edifici alla normativa antiaerea e di protezione del pazienti e dipendenti. Sostanzialmente sotto ogni padiglione si puntellavano gli spazi cantinati. Spazi cantinati molto articolati, con dei passaggi, delle uscite di sicurezza e poi degli spazi più sicuri dove le persone a gruppi potevano ripararsi o comunque sostare in attesa del termine del bombardamento. Erano grandi, quante persone potevano contenere? Non erano grandissimi, tendenzialmente anche quelli più grandi erano divisi in stanze più piccole. Si prevedeva una media di 20-25 persone per ambiente. Tendenzialmente c'era attenzione anche in queste situazioni, in queste strutture provvisorie, a creare una struttura comunque ben fatta, no? Come si dice, ad opera d'arte. In certi casi, però, in caso di scarsità di materiali o di necessità magari di fare il lavoro velocemente, poteva succedere che alcune strutture non fossero perfettamente curate. Ogni padiglione aveva un suo posto di raccolta e di ritrovo. Il segnalare adeguatamente agli aeroplani la presenza di un ospedale in questa zona della città, per cui la realizzazione di segni convenzionali riconoscibili. I documenti ci dicono che da 2000 metri d'altezza a una ricognizione erano stati collaudati, insomma, dovevano essere davvero identificabili. Il segnale principale era appunto un gran quadrato rosso inscritto in un cerchio bianco. Veniva posizionato nella parte più alta delle pareti e doveva appunto essere ben visibile. Quindi si utilizzavano anche vernici speciali perché ovviamente dovevano resistere molto anche alle intemperie. Un altro segnale è appunto un gran rettangolo in campo giallo diviso a metà, erano posizionati sui tetti. Questi, oltre ad indicare la finalità ospedaliera, spesso indicavano anche gli edifici di pregio architettonico, che si chiedeva appunto di non bombardare. Non erano gli unici simboli presenti sui padiglioni, ve ne erano anche altri molto importanti. Le frecce, per esempio, sono grandi frecce verticali, rosse, bianche, bianche e nere, insomma, a seconda dei casi, ed indicavano con la scritta la sigla US, stavano ad indicare appunto l'uscita di soccorso e dovevano segnalare ai soccorritori il punto dove eventualmente scavare per poter far evacuare, insomma, far uscire le persone che eventualmente fossero rimaste bloccate sotto.
un altro tipo di indicazione, quella che per esempio possiamo vedere qua, la roggera, fondamentale avere i punti per la presa d'acqua, spesso era l'idrante lo strumento che si utilizzava, in alcuni casi come al policlinico, data la presenza appunto di una roggia, in particolare questa roggia Bolaños, c'era la possibilità di pescare di nuovo acqua anche continuamente. Con l'abbattimento dei padiglioni molti di quei simboli spariranno, resteranno sugli edifici di pregio, dall'Itta al Sacco, dal Granelli alle facciate di Via Pace, a ricordo dei tempi di guerra e di civili inermi di fronte alla morte che arrivava dal cielo. Vale la pena di dare uno sguardo verso quei segni. Lei di mestiere fa tutt'altro, sì. Come mai le è venuta l'idea, insieme ad altri amici, di fondare un'associazione che si occupa di meteorologia? Ma diciamo che...